Buongiorno a tutti cercatori d'oro italiani, io sono Matteo Berto e oggi andremo a imparare qualche nozione relativa all'oro e gli acciai e il collegamento che c'è tra questi due. Dovete sapere che l'oro è abbastanza diffuso in Italia, ma principalmente le tradizioni hanno radici profonde nelle regioni nordiche italiane, quali per esempio Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Si può trovare anche oro verso la Liguria, Toscana e anche altre regioni, però principalmente tradizioni hanno attecchito nelle regioni nordiche. Sicuramente c'è un discorso dal punto di vista antropologico, ma anche la geologia ci viene incontro a spiegare perché queste tradizioni si sono radicate in un posto piuttosto che un altro. Sicuramente è la presenza dell'oro all'interno dei sedimenti. L'oro tendenzialmente durante il tempo tende a conservarsi, a non venire alterato dagli agenti atmosferici come può essere l'aria o l'acqua, e inoltre nei sedimenti fluviali come per esempio del Piemonte, moltissimi fiumi torrenti conservano qualche pagliuzza proprio nelle sabbie, nelle ghiaie, che ancora oggi possono essere recuperate con gli strumenti che andremo ad analizzare in queste video lezioni. Intanto, nel caso in cui vi siano piaciuti i video finora che avete visto e questo che verrà appunto trasmesso, vi consiglierei di mettere mi piace a questo video come gli altri e iscrivervi al mio canale per vedere altri video. Però quello che per me è importante e voglio trasmettervi è che sì, ci vuole tanta pratica per questa disciplina, ma ci vuole anche un pizzico di teoria. Dovete cercare di capire cosa avete di fronte sul campo e per far ciò vengono incontro sicuramente i libri. Io ho scritto personalmente diversi libri sull'argomento. Tutto ciò che vado a discutere da punti di vista contenuti trovate nei miei libri e di altri, da punti di vista strumenti invece li trovate sempre nei commenti qua sotto forma di link in caso in cui vogliate appunto acquistarli. I link sono tutti tramite Amazon, quindi c'è il massimo di garanzia e trasparenza sia per l'ordine che per l'acquisto. E iniziamo subito con la video lezione di oggi. Tratteremo oro e ghiacciai. Perché i ghiacciai hanno avuto un risvolto così importante per quanto riguarda la distribuzione dell'oro in Piemonte? Beh, dovete sapere che negli ultimi 10-20.000 anni è avvenuta l'ultima grande glaciazione e questa ha mostrato e ha prodotto importanti cambiamenti dal punto di vista morfologico. Intanto dovete immaginare che il ghiaccio, nella forma di un ghiacciaio, tende a erodere immense porzioni rocciose, soprattutto grazie al crioclastismo, cioè al ciclo gelo-disgelo. L'acqua, questo fluido, penetra nelle fratture della roccia, ghiaccia, espande il suo volume e le fratture superficiali vengono man mano espanse, generando nel tempo dei frammenti rocciosi. Quello che dovete sapere è che il ghiaccio che si accumula in montagna tende con il tempo a fluire verso valle, formando delle vere e proprie lingue glaciali. E queste a un certo punto usciranno dalle vallate producendo un anfiteatro morenico, composto da morene. Le morene non sono altro che dei depositi glaciali, e sono principalmente composte da quello che potete vedere, cioè da frammenti rocciosi di diversa dimensione, accatastate tra di loro. E più che altro le trovate principalmente all'uscita delle principali valli alpine, come mi viene in mente quello, il caso più semplice, all'uscita della Val d'Aosta. Anche a Google Maps potete vedere che all'uscita della Val d'Aosta ci sono delle cerchie parallele una alle altre, e abbastanza anche alte ed estese, ma dal punto di vista morfologico dovrebbe esserci una pianura, invece vedete delle cerchie. Ecco, dentro queste cerchie moreniche composte di detrito glaciale c'è anche dell'oro disperso. Ma come mai c'è dell'oro in quei frammenti? Beh, come vi ho appena spiegato e come potete immaginare, l'erosione dei depositi auriferi primari, ci sono delle video lezioni precedenti che guardano le vene aurifere, posti a monte. Questi frammenti vengono poi trasportati grazie al ghiaccio a valle. Il ghiacciaio svolge un ruolo di nastro trasportatore e tende in poche migliaia di anni a trasportare immense quantità di detrito sulla sua superficie, un po' perché franano dai versanti laterali, un po' perché il ghiaccio stesso erode i frammenti rocciosi, quindi li porta lungo la sua base. E fate anche molta attenzione che il peso del ghiacciaio e tutti i suoi detriti
fa sì che il ghiacciaio eroda anche la base, rendendo le valli a un profilo svasato a forma a U. Mentre l'erosione a seguito dell'attività fluviale, quindi attraverso un fiume, produrrà una valle a profilo a V, perché il fiume tenderà a erodere linearmente, invece il ghiacciaio tenderà a produrre una valle con un profilo a U, perché sì, tende a erodere dove passa, ma anche i versanti. Ecco perché alcune grandi vallate alpine sono molto larghe e pianeggianti sul fondo. Una volta che quel ghiaccio si ritirerà, ci saranno di nuovo i fiumi, il principale fiume Vallivo nell'arco delle Valli Piene andrà a produrre dei depositi fluviali. Ma torniamo al discorso principale. Dove si trova l'oro in questi contesti? Principalmente deriva dai depositi auriferi posti a monte, però viene accatastato, depositato sia sui lati della valle, dove il ghiaccio incontra la roccia, e si formano le cosiddette morene laterali, sì, principalmente all'uscita valliva, sotto forma di morene frontali. Questo è importante perché nel tempo andrà a prodursi un anfiteatro, perché dovete immaginare che il ghiacciaio in un certo momento, con un certo clima, tende ad avere più massa e di conseguenza trasporta più sedimenti e avanza, quindi va verso pianura, spostando in avanti tutti i suoi depositi già accatastati. Quando invece tende a retrocedere, man mano fa delle cerchie moreniche più interne. Quello che viene a prodursi è proprio quello che vedete nel disegno, c'è una serie di cerchie. Questo è molto importante perché, come vedremo in seguito, dal momento in cui il ghiaccio si fonderà, il ghiacciaio si ritirerà, rimarranno questi cumuli e le vallecole tra una morena e l'altra saranno un importante settore di arricchimento aurifero. Perché? Perché le acque, attraverso la pioggia, ad esempio, andranno a costituire dei rigagnoli, i rigagnoli si uniranno a costituire i ri diventeranno torrenti, e questi torrenti avranno principalmente ubicazione lungo queste vallecole. Capirete anche voi a questo punto che, visto che le morene, come può esserci in questo caso un esempio delle morene frontali, ecco, andranno a produrre tutta una serie di arricchimenti lungo i depositi fluviali all'interno di queste vallecole. Non è un caso che molti dei principali plesi auriferi piemontesi si producono proprio in questo contesto, grazie appunto all'attività dell'ultima glaciazione. Di conseguenza, certo che potreste trovare anche dell'oro dall'erosione locale dei depositi posti lungo le vallate, ma tendenzialmente il volume di questi depositi comparato a quello dell'anfiteatro morenico all'uscita valliva è molto minore. C'è anche da tenere in considerazione un altro aspetto importante. Dovete immaginare che da quando il ghiacciaio si ritira e di conseguenza si viene a generare un fiume vallivo, ecco, questo andrà man mano a erodere le varie morene e di conseguenza nel tempo potrebbe semplicemente eroderle completamente o pressoché completamente. Però questo vi spiega perché in alcuni casi ci siano ancora prove accentuate, in alcuni casi invece ci siano prove, diciamo, minori. Sicuramente anche legato alla quantità di ghiaccio, e questo è legato a sua volta all'estensione del bacino dell'alimentazione a monte. Dovete anche sapere che i detriti non solo viaggiano sulla superficie del ghiacciaio, ma anche all'interno, e inoltre possono anche essere trasportati tra la base e il ghiacciaio. In questo caso verranno frantumati, verranno praticamente abrasi a tal punto da diventare un sedimento molto fine chiamato farina glaciale. Questo è un caso particolare, anche dedito di attenzione, perché in questo contesto potreste comunque trovarvi dell'oro, perché nel caso in cui ci fossero delle vene aurifere affioranti, questo fosse un basamento roccioso, il ghiaccio andrebbe a eroderlo con la sua massa e il suo peso e metterebbe in circolazione dell'oro. Giustamente, però, come sapere che talmente questi sedimenti, questi frammenti vengono al tempo abrasi e diminuiscono in dimensione che rimarrà praticamente una farina glaciale, come si dice, e anche loro di conseguenza avrà una dimensione molto ridotta. Questo è di nuovo un grafico per andarvi a spiegare il funzionamento di un ghiacciaio. Il ghiaccio si mette in posto a monte e viene praticamente traslato a valle.
e i sedimenti che vengono accatastati sulla superficie tramite franamenti piuttosto che abrasi dalla roccia madre sottostante il ghiacciaio vengono man mano traslati a valle e soprattutto a un certo punto, soprattutto quando c'è l'uscita valliva, vengono accantonati, accatastati a formare le cosiddette morene. Quello che voglio farvi notare da questo disegno in particolare è che a un certo punto il ghiacciaio tenderà a ritirarsi per un cambiamento climatico, per esempio, e tutta l'acqua che sarà prodotto dalla fusione di questo ghiaccio andrà a raggrupparsi in grandi torrenti. Questi torrenti localmente potrebbero erodere le morene, sia con la traiettoria ortogonale, cioè proprio andranno a tagliarle, sia andranno semplicemente a seguire l'andamento delle depressioni tra una morena e l'altra. A un certo punto si verrà a creare un paesaggio simile a questo proposto all'interno della diapositiva. Le zone più arricchite in oro in questo contesto, secondo voi, quali potrebbero essere? A questa domanda dovete immaginare, dovete chiedervi, ma dov'è l'oro in questi sedimenti che io vado a riconcentrare all'interno, ad esempio, di fiumi? Nel caso in cui l'oro fosse disponibile e disperso all'interno della morena, in questo caso questa è la morena, io la prima fonte di oro, diciamo, concentrato da un certo punto di vista economico, la troverei proprio a valle. I sedimenti ravvicinati a queste morene siano quelli più ricchi minerali pesanti derivanti dalle morene stesse. Questo non è un caso ed è molto importante perché i sedimenti leggeri, come andremo a vedere nelle prossime video lezioni, tendono ad essere trasportati più distanti, ok? Invece i sedimenti pesanti, tra cui l'oro, un minerale molto pesante, tendono a viaggiare poco. Tanto più l'oro è piatto, tanto più l'oro è fine, tanto più l'oro è leggero e più tende a viaggiare. Ma nel caso in cui, e proprio in questo caso particolare, stiamo parlando di un oro tendenzialmente grossolano, ecco che principalmente va a essere concentrato nei sedimenti subito a valle di queste depressioni naturali generate dall'erosione dei fiumi. Allora, un altro aspetto importante. L'oro derivante dalle morene tendenzialmente non è un oro fine, è un oro grossolano invece. Possono anche esserci delle pepite e possono anche esserci dei casi in cui troviate l'oro all'interno di frammenti di quarzo, come fosse quasi un deposito alluviale. Ecco, è possibile, in quanto il ghiacciaio agisce principalmente come un nastro trasportatore, come vi ho già spiegato prima, e quindi trasporta in un breve tempo, che siamo comunque dal punto di vista geologico, quindi diversi migliaia di anni potenzialmente, trasporta i detriti da monte a valle e quindi li accatasta. Ma questi detriti non hanno il tempo magari di essere frantumati, perché vengono semplicemente trasportati sul ghiaccio. Sì, un po' subiscono criroclastismo, ma è molto diverso dall'erosione fluviale vera e propria, non c'è, e di conseguenza l'erosione fluviale la vediamo solamente nell'ultima fase, cioè quando l'oro disperso all'interno della morena viene riconcentrato nei sedimenti fluviali grazie alle piene del fiume stesso. Tolto il ghiacciaio, cambiato il clima, il ghiacciaio si è fuso. Cosa rimane? Rimane lungo la valle, una valle con il profilo U, tutta una serie di depositi dove semplicemente il ghiaccio arrivava. Nel caso in cui, visto che il ghiacciaio può cambiare la sua altezza, può ritornare, si muove nel tempo, questi depositi tendono ad essere gli ultimi conservati, perché quelli prima sono stati erosi dal ghiacciaio stesso, se il ghiacciaio ovviamente fosse arrivato a un'altezza maggiore di essi, eh? Quindi tendenzialmente questi depositi sono quelli che sono rimasti dopo l'ultimo ritiro. Una nuova avanzata andrebbe a eroderli tendenzialmente. Ma si creano anche tutta una serie di vallate laterali, che sono queste, che anche loro presentano un detrito glaciale. Quindi vedete come il panorama geologico è molto complesso da questo punto di vista. E quindi concludiamo questa lezione introducendo già il tema della prossima. Parleremo dell'oro. Dell'oro dove? Dell'oro alluvionale in pianura. Di che cosa dovreste cercare nel piatto? Faremo degli esempi e vedremo dove nei torrenti, nei fiumi di pianura si va a concentrare maggiormente l'oro.
Vi rimando per ulteriori approfondimenti anche ai miei libri, in particolare Oroprospezione, che contiene queste diapositive. Potreste usarlo come sussidio per queste video lezioni e potreste vederle man mano che io le commento, ad esempio. Poi da qui in poi parleremo di prospezione, di ricerca, parleremo di cose molto pratiche, cioè dove voi potete cercare l'oro con i vostri strumenti, con i vostri mezzi e con i vostri sopralluoghi. I depositi, come avete visto, sono molti, sono interessanti, però volevo introdurvi in questo discorso e anche darvi un'infarinatura all'argomento. Quindi vi saluto, sono Matteo Berto e iscrivetevi al mio canale e mettete mi piace al video.